Pensieri di un vagabondo del Dharma è un libro che è nato durante il famigerato periodo del lockdown, periodo tragico per tanti e faticoso per tanti, e che per me invece è stato un periodo particolarmente fecondo. Poter essere tranquillamente isolato in campagna mi ha dato la possibilità di leggere molto, di riflettere e di mettere anche nero su bianco tutta una serie di pensieri che mi sorgevano leggendo libri altrui, guardando la realtà che mi circondava e così via. Sono tanti pensieri, tante pagine di pensieri che vogliono essere una sorta di stimolazione a un approccio contemplativo e meditativo alla realtà. Vagabondi del Dharma sono tutti coloro che sono alla ricerca continua e costante di una vita più vera, di un approccio più profondo alla realtà del vivere. Questa è sempre stata l'immagine che ho avuto di me stesso, a torto o a ragione. Un vagabondo, per cui una persona che non si ferma mai a una certezza data, ma continua a cercare, perché ogni raggiungimento non è nient'altro che in realtà un nuovo inizio. In quest'ottica mi ritengo a tutt'oggi, nonostante la non più tenera età, un continuo vagabondo, colui che continua a cercare di andare più in profondità, di andare oltre anche le convinzioni che avevo in qualche modo strutturato. È un libro che è dedicato a tutti, indipendentemente che si appartenga a una tradizione spirituale piuttosto che un'altra. Personalmente mi riconosco nella tradizione buddista, nello specifico nella tradizione Nyingma del buddismo tibetano, in cui sono stato educato, ma le mie radici sono anche cristiane e quant'altro. Quindi in realtà questi pensieri sono pensieri di spiritualità ad ampio raggio. Vi potrete certamente trovare molti agganci con la tradizione buddista, ma anche molto con la tradizione cristiana, con la tradizione psicoanalitica e quant'altro. Tutti gli stimoli che ho avuto e ricevuto durante la mia vita. Ho cercato di affrontare temi anche abbastanza spinosi e anche piuttosto profondi, in modo semplice e diretto, usando un linguaggio molto scorrevole che possa essere idoneo a chiunque. E soprattutto ho cercato di non dare risposte definitive, ma semplicemente gli stimoli di riflessione, in modo tale che ognuno possa poi, prendo spunto da una riga, da una pagina, da una frase e quant'altro, sviluppare un proprio percorso di riflessione.